Assicurare un servizio di emergenza in eliambulanza stabile per il San Luca di Vallo della Lucania, un servizio integrato con gli altri ospedali della provincia. Il componente della Commissione Sanità della Regione Campania, Franco Manzi, in visita nell'ex azienda sanitaria Salerno 3. L'onorevole Manzi è anche capogruppo dell'Italia dei Valori nel Consiglio regionale. Sì, abbiamo fatto un giro insieme al direttore dell'ospedale, dottor Palladino, conosciuto. Ho incontrato i medici dei vari reparti, mi sono reso conto insomma quale componente anche della Commissione Sanità, le problematiche insomma, che vive questa struttura, una struttura importante insomma, per questo territorio ma per tutta la provincia di Salerno, perché sono anche dei reparti di eccellenza. È chiaro insomma, che vanno riviste alcune cose, ma del resto insomma, erano cose che noi già conoscevamo e stiamo lavorando, prima di tutto sull'emergenza, servizio di eliambulanza importante, bisogna creare un'aviosuperficie che possa essere in sicurezza in questo ospedale, insomma in questo territorio, insomma, c'è bisogno di avere una struttura efficiente e funzionale insomma, come è questo ospedale, perché come dicevo prima un territorio interno bisogna di avere anche strutture adeguate e idonee e avere i mezzi e il personale soprattutto insomma, necessario per questo ospedale, perché il dramma che si vive nella nostra regione ma anche in altre regioni è quello insomma, del personale, perché con il blocco delle assunzioni siamo trovati in crisi, quindi bisogna. Il problema maggiore, mi è sembrato di capire, è stato diciamo, la razionalizzazione un poco dell'ASL in Campania, che ha portato in definitiva all'ASL unica della provincia di Salerno, e parliamo di una provincia che quasi mi sembra che sia il 40% dell'intera regione, anche se poi a livello di popolazione è differente. Questo ha portato probabilmente ad effetti logistici un poco particolari, sostanzialmente, soprattutto in quest'area sud della provincia. Come lei sa, insomma, la spesa sanitaria della nostra regione oramai assorbe circa il 60% dell'intero bilancio della regione, quindi era necessario insomma, affrontare con la legge 16 una razionalizzazione della spesa sanitaria. È chiaro che una provincia così complessa come la nostra, insomma, che va da Scafati a Sapri, insomma, con oltre 280 km di distanza da una parte all'altra, una sola ASL, penso insomma, che questo ragionamento vada rivista, insomma, va rivista se non altro almeno creare un'azienda ospedaliera generale, forse un'ASL che si occupa del territorio mettendoli in sinergia. È chiaro che le risorse sono queste e dobbiamo ragionare sulle risorse che oggi abbiamo, anche perché oramai è da un anno e mezzo che i trasferimenti delle risorse dello Stato alla nostra regione non arrivano, quindi dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo nella cassa. Mi sembra che negli ultimi tempi c'è stato un incontro con il governo proprio in riferimento alle risorse, se non mi sbaglio. Sì, l'assessore nostro Sant'Angelo l'ha avuto adesso un incontro, insomma, con una conferenza Stato-Regioni dove abbiamo insomma, sollecitato le risorse che spero insomma, che in tempi brevi ci arrivano per mettere poi in atto queste cose che noi stiamo lavorando sull'emergenza, su una rete di eliambulanza, potenziando con altri elicotteri il servizio di emergenza della nostra regione. Si sta studiando, almeno a livello di regione, una soluzione a questo problema dell'ASL unica o non è così? Ma al momento la legge insomma, prevede insomma, un'ASL unica, è chiaro che ci stiamo rendendo conto che forse una provincia così complessa come va da rivista un pochettino questa cosa, che si affronterà quanto prima insomma, con l'assessore competente. Emergenza sanitaria, ecco, lei accennava prima, vi sono stati in questi primi tempi probabilmente dei problemi ecco, di riuscire a governare questi processi di tre emergenze nelle tre ASL naturalmente che erano prima definite, quindi si tratta soprattutto di riuscire a coordinare questo servizio per renderlo un servizio provinciale. Beh, lei si riferisce ai tre ospedali di terzo livello che certo, abbiamo, insomma, certo. Vallo, Salerno certo. E Nocera. È chiaro che sono quei tre ospedali che devono essere di eccellenza, deve esserci un'emergenza che può far fronte a ogni evenienza, e questo è l'impegno mio e della nostra Commissione di Sanità per far sì che insomma, questo ospedale abbiano tutte le idonee attrezzature per poter far fronte all'emergenza.